Sì, in effetti non serve a niente la competizione, cioè c'è competizione anche sul campo musicale, il che è una cosa assurda perché cioè, stiamo parlando di arte che non si danno punteggi all'arte, non è una cosa in cui c'è bisogno di sfidarsi perché è inutile. E io ho notato che non eccessivamente, però la scena musicale italiana a volte risente di questa competizione tra band underground. C'è stato qualche piccolo episodio dalle mie parti, e quello che dico io, cioè dico ragazzi, già siamo pochi, è un genere che non ascoltano molti, poi ci mettiamo anche a fare le competizioni, magari a dire no, tu non sei venuto alla mia serata, io non vengo a vedere la tua serata, oppure tu c'hai meno visualizzazioni di me, quindi fai schifo, non vengo ad aprirti la serata. È veramente una cosa assurda, molte volte data dall'invidia. Purtroppo si vede molto in una scena che non ha proprio bisogno di queste cose e non porta a nulla. Cioè, io capisco magari il voler migliorare sempre di più se stessi, ma va fatto appunto per se stessi e per una questione personale, non va fatto per superare gli altri, anche perché già il fatto di mettere su un livello qualcosa di artistico è stupido, cioè non va assolutamente vista in questo modo. Stiamo cercando di creare una cosa unita e diciamo nella mia zona, che noi siamo di Cassino, ci sono più o meno 4 band metal e stiamo cercando di rimanere uniti, di supportare ognuno gli eventi degli altri. E spero che questa cosa vada a crearsi, diciamo, in generale per tutta l'Italia. Sì, ricreare una vera scena, cioè una vera e propria scena è difficile. È in generale una cosa che sta accadendo alla musica, cioè in generale la scena musicale non può quasi più chiamarsi scena, cioè c'è qualche moda che appunto sta andando qualche tendenza, ma una vera e propria scena è difficile da identificarsi. Io non dico neanche che dobbiamo andare ad identificarci e dire no, io faccio parte della scena metal, io della scena rap, cioè non serve questo per supportare la musica, però creare una situazione in cui non c'è bisogno veramente di un altro po' chiedere l'elemosina per vedere due persone sotto al palco. Il che è brutto perché spesso succede così, cioè ognuno si fa il concerto suo, non gliene frega un cazzo di andare ai concerti degli altri. Quindi secondo me in quel caso non hai capito neanche quello che stai facendo tu, perché se fai musica non deve esserti neanche chiesto di andare ai concerti, cioè deve venirti da dentro, ed è una cosa che infatti, cioè, io adoro andare ai concerti delle altre band, non vedo l'ora di farlo perché cioè, è spettacolare la situazione che si crea quando ti trovi a vedere delle band e la comunicazione che si crea sia tra il pubblico che con la band che si esibisce. Quindi a me cioè, sono una di quelle persone che non dovete pregarmi per venire al vostro concerto, perché lo faccio a prescindere se ne ho la possibilità. Però purtroppo si vede che cioè, a volte, ragazzi, vi dico, capita che suonano due band o tre band ad una serata. Una band suona e se ne va senza neanche restare a guardare il gruppo che si esibisce dopo. Cioè, è una cosa scandalosa, a noi è capitato, spero che non ricapiti più perché ti senti un po' stupido. Una delle band con il quale abbiamo condiviso il palco hanno suonato e se ne sono andati. Quindi praticamente già era poca la gente, poi se ne sono andati senza neanche salutarci, con tutto che comunque li avevamo contattati noi, senza conoscerli, e gli avevamo chiesto di venire a suonare. Un atteggiamento che veramente non capisco e che io non riuscirei mai a fare nei confronti di un'altra band, cioè è una cosa assurda. Però parlando con un po' di gente so che queste cose succedono. Sì, è vero, concordo per quanto riguarda il fatto in generale delle band blasonate come Metallica, perché questo è un discorso che va fatto per le serate, ma anche per il merch, per i CD, nel senso che le persone si fanno problemi magari a spendere 10 euro per un album di un gruppo underground, però poi magari ne spendono 50 per la limited edition degli Iron Maiden con la collana, con il DVD, eccetera. E poi però quando magari vengono al tuo concerto ti dicono guarda, il CD non lo compro perché purtroppo non ho soldi.
Però poi magari in casa c'hanno tutti i vinili dei Metallica, che non è sbagliata come cosa, perché ognuno comunque ascolta quello che vuole, però non venirmi a dire che non hai soldi. Però il fatto è che da molti viene visto come uno spreco di soldi supportare la musica, o supportare i concerti. Magari non spendono 5 euro per un concerto underground, però ne spendono 90 per gli Iron Maiden. Ho conosciuto persone che si fanno problemi a spendere 5 euro per un concerto underground, magari di 3-4 band, e ne spendono 100 solo per vedere Metallica. Magari li vedono anche col binocolo. Io personalmente preferisco i piccoli concerti. Sono stato a pochi grandi concerti e sinceramente è un'esperienza che mi ha lasciato poco. Quindi sono più tipo da club, cioè. Non è che voglio dire che dovete fare tutti come me, però io sono una persona che supporto le band indipendentemente se siano underground o meno, perché mi piace diciamo condividere ciò che ascolto. E se secondo me una band merita, non mi interessa se il concerto costa 5 euro o anche 50 euro. Se sei underground, non mi interessa, io lo compro il biglietto del concerto perché mi piace e voglio ascoltarti. Vi faccio dei piccoli esempi, cioè io ho fatto nottate in stazione a Milano per vedere gruppi che magari nessuno conosce, non so, magari sono gruppi che di nominata sentite, però nessuno, cioè non conosco pochi che fanno queste cose, perché c'è gente che arriva dall'altra parte del mondo appunto per vedere i Metallica, spende centinaia e centinaia euro di hotel per vedere Metallica, però poi non va a vedere un gruppo che si esibisce sotto casa sua. Io per esempio sono andato a vedere Necrogoblikon, sono andato a vedere Rings of Saturn, sono andato a vedere gli Avatar, dovevo andare a vedere i CrossFit. Sono tutte band, diciamo, non eccessivamente conosciute, però mi sono fatto i chilometri, sono arrivato a Milano, a volte ho dormito anche in stazione perché non avevo soldi per la stanza, però sono state tra le esperienze più belle della mia vita. Eravamo magari in quattro gatti sotto il palco, ma ci siamo divertiti tantissimo perché comunque sono band che adoro e che mi ispirano tanto, quindi trovartici a due passi tra virgolette, in pochi e intimi è stata veramente un'esperienza fantastica, ragazzi. Viva le notti stazioni per gli Avatar! Sì, ragazzi, dovete sapere che con Edoardo, il mio collega di musica, ci siamo fatti una bella nottata a dormire sulla panchina della stazione di Milano sotto la pioggia. Ed eravamo in quattro gatti, silenzio tombale alla stazione. Ogni tanto si sentiva qualche rumeno che litigava, che urlava, fino ad aspettare alle 6 di mattina che poi arrivasse il pullman per farci tipo 10 ore di pullman e tornare a casa. Tutto questo per una band che magari non conosce nessuno, ma per noi è stato un evento fantastico, ragazzi. Cioè, esatto, concordo con Diego che praticamente c'è gente che si lamenta che non ci sono serate e che non ti fanno suonare quando magari si fa una serata e ci stanno due persone sotto al palco. Allora veramente vaffanculo, cioè. Ecco, queste sono le classiche persone che si lamentano che non c'è la scena, che la scena non viene supportata e poi sono i primi a starsene a casa quando suonano i loro amici. Allora, la birra, guarda, ti devo dire che praticamente avevo tipo tre casse di birra avanzate da Capodanno e me le custodivo bene perché dentro di me sapevo che sarebbe arrivato il momento in cui anche comprare una birra sarebbe stato difficile. E le custodivo veramente, dicevo vabbè, le lascio là, non le uso perché tanto la sera esco e le prendo al locale le birre. Quindi avevo queste tre casse di birra in garage piene. Cosa succede? Che inizia la quarantena, quindi mi viene voglia di birra e vado per bere una lattina e praticamente, anche perché è stato il mio compleanno qualche giorno fa, quindi ho detto per festeggiare mi bevo una birra. Vado e non c'era neanche più una lattina. Che cosa è successo? Mio fratello. mio fratello se l'è finita in tutto quel periodo che io, illuso, pensavo stessero lì tranquilli nel garage. Mio fratello ogni tanto andava, si prendeva una lattina, le condivideva con i suoi amici, da schifoso. E quindi sono rimasto senza lattine, ragazzi. Zero birra, quindi solo acqua.
magari succo di frutta più tardi, però niente birra, ma boh. Si ripartirà alla grande dopo la quarantena, che devo dire. Questa astinenza poi mi sfogherò dopo. Voglio bene, Andrei. Ragazzi, noi siamo in mood, è giusto dirlo, Pasqua blasfema. Quindi io ho pensato di fare, diciamo, di presentarmi come andrebbe fatto, insomma, no? Buonanotte e niente, ci sentiamo subito.